Dopo una delusione è normale essere diffidenti e molto cauti nel concedere la propria fiducia sia alle conoscenze che già avevamo e anche alle nuove persone che entreranno nella nostra vita. In questo video voglio darti qualche consiglio che puoi mettere in atto fin da subito per tornare a fidarti del prossimo, con qualche cautela in più. Sono Paola Fendoni, ipnologa, scrittrice e direttrice del Dipartimento di Analisi e Prevenzione delle Dinamiche Narcisiste nelle Relazioni dell'Università Unimeyer di Milano. E benvenuti sul mio canale dove tratto il tema del narcisismo nelle relazioni. Ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube e TikTok per essere sempre aggiornato sui nuovi video e per non perderti le dirette del mercoledì sera. Spero che questo video ti sia utile e ti invito a condividerlo sui tuoi canali social per far sì che possa arrivare ad aiutare anche altre persone. Ora ti fornisco alcuni consigli per tornare a fidarti. Se stai cominciando una nuova relazione, iniziala con un'impostazione mentale rilassata. È importante ricordare che non tutti sono come il tuo ex. Accetta e accogli la tua sensibilità, è una delle più grandi forze che hai. Siamo esseri umani e spesso tendiamo a credere di rischiare troppo se ci mettiamo in gioco e ci apriamo al prossimo. Ma se decidiamo di non farlo, finiremo per perderci molto della vita e del mondo. La vita è difficile, ma vale la pena di viverla. Impara a credere in te stessa. Prima ancora di fidarti degli altri, dovresti fidarti di te stessa e delle tue abilità nel fare le scelte giuste. Solo perché qualcuno a cui volevi bene ti ha ferito, non significa che sia colpa tua. Se pensi di non poterti più fidare di quella persona, la miglior cosa da fare è interrompere la relazione definitivamente. Perdona, ebbene sì, il perdono è importante, soprattutto per te stessa. Perdonare non significa dimenticare, ma andare oltre, significa guardare quella persona da un nuovo punto di vista. Ad esempio, prova a ripeterti che quella persona ha dei problemi a relazionarsi con gli altri. Vedila come il nulla, perché il nulla non ti può far star male. E mettiti nelle condizioni di dire è solo questione di tempo. Sorridi e mostrati serena, non c'è arma migliore. Vedi e riconosci il dolore, la delusione e il tradimento richiedono tempo per essere metabolizzati. Non c'è niente di sbagliato nel vivere il dolore, ne potresti uscire più forte e convinta. Il processo di elaborazione del dolore include i seguenti passaggi: diniego, rabbia, depressione, negoziazione ed infine accettazione. Smettila di vittimizzarti, anche se senti l'estremo bisogno di affogare il dolore in una bella coppa di gelato o davanti a un film, strappalacrime, prova a fare subito qualcos'altro. Se ti focalizzi solo sul biasismo e la rabbia nei confronti della persona che ti ha ferito, rimani vittima, ma non sei la sua vittima. Se lo pensi, perderai fiducia in te stessa e darai a quella persona un potere che in realtà non ha. C'è da tener presente che una delusione può anche aver accentuato una diffidenza che era già presente in te. Infatti,
un ruolo primario nel processo di fiducia risiede nell'educazione genitoriale. L'arte della fiducia negli altri è di sentirsi persone degne di valore. Si può imparare fin da piccolissimi e i bambini possiedono la capacità di apprendere dagli altri. I primi 2 anni di vita sono gli anni della costruzione della fiducia di un mondo buono. Ogni volta che il genitore risponde in modo celere e appropriato al pianto e ai sorrisi del bambino, sta gettando le basi della fiducia. I bambini che imparano a credere negli altri saranno adulti in grado di credere in se stessi. In età prescolare, i bambini hanno bisogno di regole semplici, ad esempio, non toccare, eccetera. Sono interessati ai diritti di proprietà, ad esempio, è mio, e hanno bisogno di sentire il genitore coerente. Pazienza e perseveranza porteranno il bambino a sviluppare la credibilità. Ad esempio, si potrebbe incitare i bambini a raccontare la verità e a rispettare le priorità altrui. Ricorda che il miglior apprendimento avviene attraverso l'esempio. Per quanto riguarda i bambini in età scolare e gli adolescenti, le relazioni interpersonali sono più suscettibili alla reale o percepita credibilità. Aiuta tuo figlio a capire che la fiducia ha 2 facce. La prima è quella di avere fiducia nelle intenzioni del prossimo e l'altra è di dimostrare di essere degni di fiducia. Ti propongo infine un esercizio molto semplice e veloce, ma di grande efficacia da fare in qualunque momento in cui vi sentite tristi e sole. Prendi un foglio bianco e immagina che questa sia la copertina di un giornale che si chiama Confessioni Sincere. Disegna te stessa sulla copertina e nella lista degli articoli da leggere indica con le parole o con delle immagini alcune storie inerenti all'argomento citato. Ad esempio, quella volta in cui i miei genitori si sono fidati di me. Quella volta in cui ho creduto molto nei miei genitori. Io penso che la fiducia sia importante perché di solito ho molta fiducia negli altri quando e così via. Scrivere ha un potere catartico sulla psiche, sollecita la riflessione, induce la calma, abbassa i livelli d'ansia e, soprattutto, conferisce autoconsapevolezza sui propri problemi, bisogni e desideri. Provare per credere. Spero che questo video ti sia stato utile e che ti abbia dato suggerimenti importanti su come tornare a dare fiducia al prossimo. Se desideri contattarmi per avere ulteriori informazioni su come l'ipnosi può venirti in aiuto, puoi inviare una mail a paolafendi@gmail.com. Sarò lieta di offrirti il mio supporto. Ci vediamo al prossimo video.